Manuel, benvenuto sul divano. Facciamo vedere la copertina del libro, così parliamo innanzitutto di un libro che non è neanche una marchetta perché tanto non lo trovano. Esatto, non è Quindi, in vendita, non è, quindi. ne, no, ma non perché non è, nel senso che è sparito adesso, se non viene ristampato. È scritto con Marcello Foà, Il bambino invisibile. Una storia incredibile, che se tu la vedi in un film dici: ma no, questi hanno esagerato con la sceneggiatura, invece è la storia della tua vita. È la storia della mia vita, sì, diciamo che sono un Mowgli reale. Perché raccontiamo un attimo questa storia, perché tu da bambino, a seguito di vicende familiari non molto simpatiche, ti sei trovato a dover vi vivere in una giungla, veramente. Ma più che giungla era un bosco Vabbè, del Mowgli fa più giungla. centro-sud Del del Cile. Cile. E sì, tanti parlano del re, il re della giungla, il re della foresta, no? Era un bosco, e anche Vabbè, perché in Cile fa sì, fa scena, no? scena, sì. E infatti mi vergogno molto quando poi ci sono i titoloni, il re della foresta, Manuel Dragosi. Ragazzi, Mowgli Dragozzi. Come l'articolo su Gente. E, Però ma io è una storia vera, cioè non è è che una no, sei storia. sopravvissuto in mezzo alla natura. Ma la vicenda parte tutto da quando, che tra l'altro, quando iniziano anche i miei ricordi, per cui dal momento in cui questo vecchietto, che probabilmente era mio nonno, ha ucciso mia mamma davanti a me. E io ricordo solamente una discussione che stavano avendo, mia madre era incinta e aveva una pancia molto evidente, per cui probabilmente di qualche mese, e ricordo che lui le tirò un calcio fortissimo sulla pancia e lei è caduta a terra e non si è più rialzata. Quindi per me da quel momento lì è morta. Sì. In realtà Che poi dai assurdo è documenti. ricominciare, cioè, come se tu fossi nato in un altro modo da quel momento lì, cioè la tua vita è completamente cambiata. Io, sai, molte volte dicono che sono rinato da lì oppure con l'adozione. Per Certamente ha preso me, un'altra strada la tua vita. sì, un proseguo non calcolato da nessuno, sicuramente. Però, come dico sempre, c'è una strada che se tu la segui, la guardi, è per te. Per cui anche da questa tragedia. Comunque è venuto un qualcosa di bello, nel senso che oggi sono qui con dei nuovi genitori, eccetera. Da quel momento mi tenne questo vecchietto che io chiamavo Abuelito, da quel momento della morte di mia madre, e 2 anni di, diciamo, di torture, persecuzioni, Non era una bella persona. di no. Era molto violento, più che altro perché nel villaggio si beveva molto. Era un Casomai. villaggio molto povero, tutti alcolizzati. Questo è un problema un po' ricorrente in Sud America, se non Stiamo bere. parlando del periodo della dittatura di Di Pinochet, per Pinochet. cui Quindi già un periodo non simpatico di suo. non simpatico di suo, che aveva suddiviso la classe sociale in due parti molto nette, c'erano i ricchi ricchi e i Quattro poveri. gatti ricchi Esatto, e la cioè, diciamo massa. che la ricchezza del Cile in quel periodo era distribuita sul 10% della popolazione, per cui tutto il resto erano poveri Era contadini o fame. pescatori. E sì, Fame e pagavano disperazione. pochissimo i contadini che coltivavano la terra dei ricchi latifondisti. Fai conto 60 pesos al mese, che vogliono dire 60 euro di Nulla. oggi, in cui di cosa ti mantieni? E loro la fame la mascheravano con il vino, per cui i loro pensieri la affogavano col vino rosso, il vino tinto, e per cui erano tutti veramente alcolizzati. E la violenza era all'ordine del giorno. Io non è che ho visto soltanto mia madre morta, uccisa in quel modo. C'erano altre morti ancora peggiori. Chi ha spaccato la testa a metà con una scure all'altro, cioè Operazione simpatia. ho visto cose che voi umani non potete Esatto. immaginare. Però la cosa forte della tua storia è che in realtà
è stato un espediente per parlare di adozione e che tu usi per parlare di questa associazione che è nata da poco, che aiuta, unisce, fa parlare, fa Bah, i guarda, ragazzi adottati. io grazie all'esperienza che poi infatti dopo 2 anni che sono stato col vecchietto sono scappato perché non ne Chissà potevo come più mai. e sono andato a vivere nel bosco, per cui io ho conosciuto una realtà differente dalla violenza, che è la bellezza della natura, la natura che mi ha veramente fatto vivere 3 anni in modo strepitoso, perché ho riconosciuto sia la bellezza esterna, nel senso che vedevo ovviamente tutto ciò che avevo attorno a me, ma ho riconosciuto anche la mia di bellezza. Cioè, la natura mi ha insegnato a vedere che anch'io ero bello perché parte Parte di quel bello. integrante della Certo. bellezza della natura, per cui anche l'uomo era. Per cui, a differenza degli altri ragazzi adottati come me, perché io poi sono stato trovato a 8 anni, quindi ai 5, agli 8 anni sono cresciuto nel bosco e a 8 anni sono stato trovato, portato in un orfanotrofio e nel giro di pochissimo, 6 mesi, sono arrivati i miei genitori ad Attuali, adottarmi, insomma. sì. E per cui, a differenza degli altri ragazzi adottati che sono stati adottati da grandi, per cui 8 anni, 10, 9, che hanno quindi un ricordo del passato violento, perché molti, diciamo tutti, non hanno un bel passato, tutti hanno subito violenze di qualsiasi genere, Dall'abbandono in poi. violenze sessuali, violenze fisiche, non ce n'è uno che non abbia subite. E io, a differenza loro, ho conosciuto la bellezza. Loro, fino all'età dell'adozione, fino al momento dell'adozione, hanno conosciuto solo violenza. E per Diciamo che il cui, bosco è stato un ambiente protetto per 3 anni che ti ha. sì, dico, può sembrare strano, ah, come hai fatto, non hai fatto, però in realtà è stata la cosa più bella e positiva che io abbia mai vissuto e che mi ha formato e mi ha fatto vedere la vita in un modo diverso. Per Diciamo che cui. hai fatto Boy Scout in maniera seria, Sì, altro che Boy Scout. sì, intanto ho imparato a cacciare con la fionda lì nel bosco, per cui questo sguardo sempre positivo che riconosce anche nel dolore, nell'esperienza negativa, quella possibilità di un'esperienza positiva per te. Nel senso, un esempio proprio per far capire questo pensiero in modo molto netto è il fatto che chi ha chiamato i carabinieri per venirmi a cercare fu proprio quel nonno che ha ucciso mia madre, quel Pensate. nonno che mi frustava tutti i giorni, che mi picchiava, eccetera, eccetera. Quindi la persona che più mi ha Più fatto del lontana. male, Se è stato colui che in realtà mi ha salvato la vita. poi, sono piccola curiosità, che anche in Cile ci sono i carabinieri. Pensiamo sia una Sì, cosa solo italiana, Carabineros invece si i chiamano, carabinieri ci sono anche in quindi Cile. tradotto carabinieri. E per cui l'uomo, appunto, Più che è lontano il da male per me, assoluto. no? E invece è stato quello che ha fatto il L'azione bene, che ti ha ricambiato la vita no? un'altra volta Sì, ancora. Certo. che lui mi ha salvato totalmente. Io senza di lui oggi non sarei qui. Quindi non posso che volergli bene a quest'uomo, nonostante, appunto, tutto il dolore che Tutto mi ha certo. provocato. Tu hai fondato questa associazione che si chiama ANFAD, giusto? Che si occupa proprio di fare trovare tutti i ragazzi che hanno vissuto, non certo un'esperienza come la tua, però l'esperienza è talmente particolari, talmente diverse, ma tutte con la costanza di essere adottati. Addirittura hai un progetto per portare, far e uscire il talento di questi ragazzi. Dove ti è nata questa idea, questa forse Ma necessità? io da quando uscì questo libro, Ristampatelo così possiamo comprarlo. sono stato invitato da praticamente tutte le associazioni che esistono in Italia, tranne alcune ma poche, per cui diciamo che io ho conosciuto la realtà adottiva dopo il libro. E sentendomi sempre una persona normale, un figlio normale, che ha una famiglia normale, che ha fatto il suo percorso di studi lavorativi, che diciamo la sua adolescenza, quindi le problematiche dell'adolescenza per me erano normalissime, non è che erano Certo. le problematiche di un adottato, erano le Certo. problematiche di Di una un persona, adolescente. di un adolescente qualunque.
con un ricordo, un passato particolare. particolare, però è un passato mio, nel senso non lo vedevo come una cosa speciale. Forse anche la, a parte probabilmente anche la fortuna di trovare una famiglia di un certo tipo, non tutti sono così fortunati, ma è anche d'esserti già un po' risolto dentro in quella Sì, fase, in quella io prima fase che ti ha sicuramente, fatto avere meno problemi di tanti altri. sì. Appunto, come ho detto, a differenza degli altri, io ho conosciuto la bellezza, non solo la violenza, per cui per me, tu quando poi nella vita scegli, scegli il bello, non scegli il brutto, no? Per cui avendolo vissuto, per me è normale che poi da lì, da quel momento in poi, la mia vita, cioè le mie scelte nella vita fossero sempre quelle di seguire la bellezza in ogni situazione. Per cui anche nell'aiuto ai ragazzi la mia prospettiva è sempre quella di far valere il dono che hanno, quindi l'esperienza è un dono quello che hanno rispetto a tutti gli altri, perché nessun altro qui in Italia può aver vissuto il dolore e le fatiche di questi ragazzi e per me sono un dono perché possiamo guardare la vita in un modo diverso. No, perché quello che abbiamo oggi è un di più, no? È tutto per cui lo sguardo e le scelte che noi dobbiamo fare è sempre rivolto a questo, sempre rivolto alla bellezza, è un percorso di positivo per noi. E diciamo quindi che ho conosciuto la realtà adottiva dal 2012 in poi, quando iniziarono a invitarmi nelle varie A conferenze, a raccontare la tua storia, testimoniare, a certo. raccontare il libro, quindi la mia vita, eccetera, eccetera. E ne rimasi, diciamo, molto stupito perché ho visto tanti problemi Che a te non era, che per me non erano ignoravi. problemi, non ignoravo, non conoscevo questo mondo adottivo, non sapevo che ci fossero così tanti gruppi adottivi. E che ci fosse quindi come una specie di categoria a parte di una realtà che vive in una strada loro. E per me fu veramente una novità. E vedere così tanti ragazzi in difficoltà, tante famiglie, non dico complicate, ma sicuramente con un occhio ai problemi e quindi con i pensieri di chi ha un figlio. Cioè, ho visto tanto, tanto dispiacere e per me fu proprio un colpo Scioccante. scioccante, tant'è che poi l'ho presa proprio come missione quella di girare l'Italia e far vedere che c'è un altro modo di guardare le cose, che c'è una positività in tutto, ma una positività non dettata da una forza mentale, ma da un'esperienza vissuta. Quindi è reale, quindi non è che io mi devo convincere che le cose Certo. sono positive, no? Ne sei la prova È vivente. attraverso, non so, quali meditazioni Certo, varie, certo. eccetera, ma attraverso proprio La tua esperienza, l'esperienza che mi ha certo. toccato. Per cui una testimonianza molto più forte rispetto a dire tu devi essere positiva, no? Dopodiché ho sempre avuto il desiderio che questa missione si trasformasse in un aiuto per i ragazzi e diciamo che l'anno scorso già volevo fare un qualcosa di più rispetto alle testimonianze che io andavo a fare, che secondo me le parole non mi bastavano e avevo bisogno di esempi più concreti. E diciamo che è arrivata, come sempre nella vita, nel mio percorso di vita, un incontro che mi fa cambiare, mi fa vedere le cose. E questo incontro fu Evelyn, una ragazza che mi ha contattato, diciamo quasi per caso, chiedendomi un aiuto, chiedendomi di raccontare la sua storia, perché anche la sua è una storia molto particolare, molto difficile. Io inizialmente ero scettico perché, informandomi un po' su di lei, mi hanno avvisato, mi hanno allertato di non farmi coinvolgere perché Chissà quel provincia dello era stato. una persona molto Difficile. complicata, difficile, borderline,
Per cui mi hanno un Un po' po' come frenato, spaventato. no? Sì, perché era, diciamo, l'esempio clou, cioè quello più difficile da aiutare come situazione. Per cui io le dissi di farmi ragionare, di farmi pensare un po' come fare, perché ero veramente spaventato dalle informazioni che io ho ricevuto in quel periodo. E sono andato in vacanza al mare. E avevo sempre lei in testa, cioè comunque la sua richiesta di aiuto mi toccava. Certo. E a un certo punto io ho detto: ma se io non aiuto un caso così complicato, che è, diciamo, Cosa sono qua a fare? l'apoteosi Certo. Del problema dei dell'adottato, problemi, certo. se non aiuto lei, cavolo, non posso aiutare nessuno, no? Se la mia missione è quella, se non faccio un passo verso di lei, non Con quelli potrò facile è aiutare facile. nessuno. Sono capaci tutti, Bravissimo, se li eh? risolvono anche da soli. Esatto, da soli no, però Sì, però. comunque non avrebbe senso per me aiutare gli Cioè, altri. la vita comunque a 5 anni hai preso, sei sopravvissuto in un bosco, quindi la vita, se vuoi, la possibilità di sopravvivere te la dà. I problemi li puoi risolvere più o meno, però caspita, se partiamo da meno. Cioè, la vita ci fa affrontare le esperienze che noi, se le guardiamo, riusciamo ad affrontarle tutte. Cioè, ognuno ha l'esperienza che riesce a sopportare. Purtroppo molti ragazzi si fanno affogare dalle loro difficoltà, dal loro passato, e non riescono con serenità a superarle. E secondo me ci vuole anche tanta forza e tanta intelligenza nel reale. E non tutti sono, cioè non abbiamo tutte le stesse capacità, per cui Certo. secondo me chi le ha, è uno spreco non poter aiutare gli altri che non ce la fanno. Alla fine quindi decisi di aiutarla, e facendole prima un'intervista che ho pubblicato, che ha avuto tantissime visualizzazioni. E da lì sono partito a stare accanto a lei e l'ho aiutata in tante cose. Sono stato vicino quando abbiamo cercato la casa, ha avuto bisogno anche a livello economico, abbiamo fatto una ricerca fondi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso lei ha trovato un equilibrio sociale, per cui ha la casa, un lavoro, ha possibilità. Mi ha chiamato l'altro giorno dicendomi che il giudice le ha affidato definitivamente la bambina, perché era in Aveva pericolo anche una anche questa figlia, ok, perdonami. situazione. È una E storia doppiamente complicata. sì, lei ha veramente tante cose. E adesso che ha trovato un equilibrio, diciamo, sociale, le piacerebbe anche affrontare la parte psicologica, per Sì. cui lei stessa ha chiesto anche pubblicamente di potersi aiutata in questo. E da lì, diciamo che lei è stato il motore, l'avvio, il motorino di avviamento della macchina che mi ha fatto decidere di aprire l'associazione. Ok, adesso io ci sono, posso farlo, e ho cercato chi potesse con me aiutarmi a aiutare gli altri. Sì, anche perché da Quindi solo. la zona è impossibile, poi associazioni proprio perché è Si chiama un'associazione, associazione, già la parola stessa. e quindi diciamo che in modo naturale io neanche ho cercato le persone con cui vogliamo collaborare insieme, mi hanno cercato, mi hanno chiesto loro se potevano essere parte attiva dell'associazione, per cui siamo a Bologna, siamo a Napoli, siamo a Palermo, siamo a Como e a Roma con Evelyn, perché anche Ah, lei ok, ha beh certo. voluto partecipare e aiutare a sua volta. Per cui stiamo facendo crescere, diciamo, già in Italia, appena nati, questa realtà. E a Milano ovviamente sarà il fulcro, Pensavi uno sportello giusto da sarà il settembre. fulcro, Quindi anche un posto dove poter inizieremo venire, suonare il varie campanello. attività da settembre. Con una grande festa dell'adozione che in Italia ancora non si è mai fatta, non so, in Europa o nel mondo, Alla fabbrica del ma vapore, alla giusto? fabbrica del vapore, dove faremo la prima festa dell'adozione in generale, proprio è una cosa che Ma non può si è venire mai anche chi non è vista. adottato? Sì, È aperta a tutti, tutti. è aperta a tutti, è, diciamo, una sensibilizzazione al tema,
è un far conoscere e far rivivere le origini di ognuno di noi. Il tema è Sud America, ci sono tanti ragazzi, figli adottivi che arrivano da Sud America, e per cui un po' cibi tradizionali, Latinos. sudamericani, a musica latina, balli latini, per cui di bacino. Io sono negatissimo a questi. E per cui è una vera e propria festa, perché le nostre origini sono un dono, come ho detto Certo. prima, e non dobbiamo nasconderle, ma anzi dobbiamo valorizzarle, far sì che noi ne andiamo orgogliosi. Io sono orgoglioso di essere cileno, come sono orgoglioso di essere italiano. Siamo nati, non nati, siamo di due terre, siamo nati in un paese e abbiamo proseguito la vita in un altro, e quindi apparteniamo a due mondi. Questi due mondi devono convivere dentro di noi con una grande festa. E per cui il concetto di festa dell'adozione è proprio per questo, perché non è un problema l'adozione, ma è un dono, è una festa. Non è che l'adozione è sempre una cosa facile, ci sono famiglie molto difficili che magari vogliono un figlio come dicono loro, e io per contro ho conosciuto delle famiglie che hanno Ma espressamente adottato ragazzi disabili. Quella è una grandezza diciamo, che nella natura delle cose, cioè dell'uomo. qualsiasi genitore ha delle aspettative sui figli, che sia quelli tra virgolette naturali e Tu sei anche papà, biologici, quindi. se si ha, diciamo, chi ha adottato ha delle aspettative sul figlio. Per cui penso che sia, non è perché è adottivo il figlio, allora abbiamo delle aspettative su di lui. È, diciamo, nella natura delle cose. Poi c'è chi è, diciamo, più cosciente del fatto che ognuno ha la sua vita, chi meno, Chi meno. no? E noi come adottivi abbiamo ancora di più la possibilità di riconoscere che la vita non è nostra, non è che, diciamo, che soltanto uno sguardo attento sulla realtà ci può far riconoscere quello che è il percorso nostro. E quindi capire che non è tutto in mano a noi, cioè non è che noi abbiamo deciso di essere adottati o che abbiamo deciso che dovevamo soffrire così tanto Sfatto. per essere felici oggi, no? E per cui è tutto in mano a un qualcosa che non è nelle nostre mani, appunto. E lo sguardo che noi abbiamo sui nostri figli è, secondo me, è dettato da questa esperienza, per cui io sui miei figli non ho mai, diciamo, avuto un'aspettativa personale, se non quella che loro siano felici, ma questo quali genitori normali, Dovrebbe, in realtà dovrebbe, un come genitore quando. sano di mente ha questo desiderio sul figlio, Certo, che bella poi cosa ci sono assurda è notizie quando di ti dicono: cronaca. Oh, che papà, attento, e si vede che ci tiene tuo figlio. Dovrebbe essere normale. Erano metà delle cose. Dovrebbe essere normale. Sì, poi io faccio fatica a dire mio figlio proprio per questo, perché io considero la sua vita sua. Sta con me perché qualcosa lo ha portato a me. Era una mia responsabilità, e finché io posso aiutarlo nel suo cammino, io ci sono, ci sarò sempre. Però il cammino è suo, E no? i tuoi figli ti chiedono del tuo passato? Sì, Sono abbiamo curiosi. Beh, parlato tantissimo, hanno un figurati. papà eroe Avere di. un papà selvaggio, Esatto. per cui no, hanno chiesto Tra tante l'altro, cose. dal persona che sei te, è difficile immaginarti in quel, perché tu sei una persona molto elegante, molto misurata, così pensarti in versione selvaggia è difficile, cioè si fa molta Ma fatica. io, secondo me, io sono una persona Eri tranquillo anche nei boschi, in mezzo alla natura. molto realtà. Sembro pacato, ma Latinos. sono latina, sono sangue caliente, per cui diciamo che sono sempre stato un ragazzo molto attivo, molto sportivo, per cui uno che correva tanto, faceva tanti sport, piaceva stare in mezzo agli amici, essere al centro d'attenzione, fare casino, cioè non ero sicuramente il ragazzo pacato.
Ma ero un ragazzo Ti molto si attivo, notava? sveglio. Sì. Sì, tutti conoscevano, mi conoscevano in qualsiasi ambiente, quella mi si riconosceva subito. Diciamo che la pacatezza che tu vedi è l'altro mio aspetto, nel senso che io fin da piccolo sono stato riflessivo. Ogni cosa che mi capitava, io la guardavo, ci riflettevo. Non sei impulsivo, quindi. Sono impulsivo, ma non lo sono, nel senso che ho Sei una. complicato, Manuel, Eh sì, una volta in un test di come si chiama? Per eh? decidere, poi Attitudinale, bravo, eh? un test attitudinale che mia madre mi faceva sempre fare tra le medie, le superiori, tra le superiori. C'era proprio questa descrizione che mi ha fatto sorridere perché era reale, quindi una Avevano persona inquadrato bene. molto estroversa, ma nello stesso tempo molto introversa. Cioè, ho tutto e l'opposto di tutto. Che in realtà è così, perché io sono molto vivace nella realtà, cioè io sono un attivo, non sono un passivo, ma nello stesso tempo, nella mia impulsività, poi ho una riflessione, no? Rifletto sempre sull'azione, non prima, ma dopo, No, ma già rifletterci. perché io mi lascio sempre coinvolgere, se, altrimenti secondo me non sarei sopravvissuto nella natura. Mi lascio sempre coinvolgere da ciò che come si dice, mi provoca. Per cui se ho fame vado a mangiare, no? Se devo Quindi ascolti cacciare, molto caccio. quello che il tuo corpo ti Sì, dice. se devo arrampicarmi per trovare qualcosa mi arrampico, non è che rifletto, allora devo camminare là, poi devo fare là, no, vado. Ok. No? Poi, una volta che ho fatto, compiuto l'azione, rifletto su come questa azione diciamo, mi ha provocato ed è ricaduto sulla mia vita. Quindi fai una fase di analisi dopo averla fatta. Esatto, sì, altrimenti sicuramente non sarei mai sopravvissuto a quella realtà lì. E non avrei mai capito come mai la natura è stata così importante per me e non avrei mai percepito la sua energia e il fatto che io sono parte della natura e quindi bello come la natura. No, è Esatto. tutta una riflessione che io facevo già da piccolo. E poi da adulto ovviamente non sei più così impulsivo come sei da ragazzo, quindi è quella parte estroversa. Diciamo, viene un po' meno, ma viene un po' di più la parte riflessiva, cioè sei un adulto, ormai, perché poi. Avere sentito così forte la natura, quanto ti fa essere vicino? Adesso penso a questa ragazzina Greta Thunberg che sta facendo tanto, facendo parlare di cose di cui gli adulti dovrebbero parlare, in realtà non parlano. Quanto senti importante il discorso dell'ecologia e di salvaguardare il nostro pianeta? Ma guarda, a me se posso dire con brutte parole, non me ne frega niente. Nel senso che già una volta in un intervento, nella testimonianza che io feci, una professoressa mi disse: "Ah, ma tu con questo legame con la natura, come se fosse una cosa molto, capito? Come Importante. questa società intende la natura come se fosse Una cosa cioè, mistica, l'anima, sì. E capito? La misticità chi delle vive in città forse sì. cose. L'energia, io ho conosciuto l'energia e lo potevo toccarla, potevo sentirla. Per me l'energia è una cosa concreta, non di pensiero, di anima, perché io l'ho vista con i miei occhi questa energia. Che è la cosa più vicina a Dio probabilmente che ci sia. Sicuramente è la cosa più vicina, nel senso se non è Dio, sicuramente si avvicina. Però quello che io voglio dire è che la natura esiste nonostante noi, cioè non è che siamo noi a governare la natura, E se si dà una scrollatina, ma noi è la natura spariamo. a governare noi. Noi non Certo. è che controlliamo i temporali, No, no. l'acqua, Neanche disastri. possiamo fare i disastri nel senso che il riscaldamento globale fa sciogliere i ghiacci, ma la Si natura ci scioglievano sarà. lo stesso La natura ci nel. sarà anche quando noi non ci saremo più, Certo. cioè chi si distrugge siamo noi stessi, Certo. non è che noi stiamo distruggendo la natura sì, oggettivamente ci sono boschi in Brasile che vengono devastati dall'uomo, però
cioè poi gli altri cresceranno. Sì. Noi spariremo e gli altri torneranno. Bravissimo. Nel senso, quando l'uomo distruggerà quello che noi crediamo nella natura, ma in realtà distrugge se stesso Sì. perché si Infatti, toglie, diciamo, la capacità dell'uomo di sopravvivere. la natura c'ha i suoi tempi. Madonna, la natura crescerà, Per vivrà, la sì, natura 10 o 100.000 anni. rigenererà come sono scomparsi i dinosauri, scompariremo pure noi, ma qualcosa ci sarà comunque, nel senso, noi ecologisti, boh, non Lo so. diceva una grande canzone dei Nomadi di Guccini, noi non ci saremo, parla esattamente di questa cosa. Ma è così, nel senso, quando io ho vissuto realmente la natura. Sì. E il fatto stesso di capire di esserne parte, già questo ti dovrebbe far rispettare non soltanto la natura, ma tutti. Cioè, non è che noi dobbiamo essere concentrati nel rispetto della natura. Cavoli, ma se Diventa un noi, po' fighetto, no? Questa cosa se di... noi siamo parte della natura, tutto deve essere Certo. rispettato, tutto, anche noi stessi. L'equilibrio, Noi vero stessi, equilibrio. te che sei davanti a me. Cioè ogni rapporto, cioè chi dice che salviamo la natura, c'è un grande rispetto alla natura, ma poi va a picchiare quell'altro o a insultare a brutte parole l'altra persona che è accanto a te o non lo vedi nel momento del suo bisogno, che senso Sì. Una ha? No? bottiglia di plastica in Perché meno. anche quello che ha bisogno è natura e parte di Certo, te. certo. È questo che capisci che in questa società non si riesce a comprendere perché la natura non è altro che noi, che noi. No, noi siamo natura. Ma non ti manca il bosco? No, non mi manca il bosco perché la natura è dappertutto. Una volta che tu capisci che ne sei parte, ogni cosa è natura, anche un dialogo tra me e te è natura. Per cui l'ecologista, io non ho interesse di essere ecologista, io ho interesse a rispettare te, a rispettare la natura, a E lo sei rispettare di fondo senza ogni bisogno di, cosa che certo. c'è, capito? Non ho bisogno di rispettare l'animale, allora io sono un animalista. Io l'animale lo rispetto, io un cane non lo ammazzo, Certo. perché c'è anche lui è vita. Io la natura la rispetto, ma perché, cavolo, è parte di me. Io a te rispetto, non ti ammazzo, non ammazzo i figli. Cioè, questo concetto di separare ogni cosa, ogni rispetto, come se fosse una categoria. E fa parte di questa società per cui ci sono i gay, ci sono le persone normali, c'è la natura, ci sono gli animali, cioè tutto è separato, nulla è unito, Invece è l'esatto no? contrario. E invece noi siamo parte di tutto, noi siamo parte di un tutto, per cui rispettare te, rispettare me stesso, rispettare la natura, rispettare te stesso, rispettare l'animale, rispettare te stesso, perché creare animalisti? Io amo più animali dell'uomo. Cazzo, io questo non lo concepisco. Uguale al Cioè, limite. scusami, perché l'uomo è cattivo, l'uomo fa del male, è vero, Ma anche gli animali ma fanno quelli del sono male. malati, Anche gli animali fanno del no? male. Cioè, l'uomo che fa del male all'altro è malato, non è Sì. C'è equilibrato. L'uomo che fa del anche male al il leone figlio, matto che ammazza i sì, cuccioli degli altri leoni. ma La natura c'è anche quello. nella tua c'è cioè, come mio nonno ha ammazzato mia madre, nel Certo. senso, ma tutto fa parte di un qualcosa. Queste persone che fanno del male, non sono equilibrate, non sono da analizzare e sono sicuramente malate di mente. Cioè, l'uomo normale, che è abbastanza equilibrato, diciamo non equilibrato, Non ma super, almeno però un un minimo, equilibrio ce almeno un l'ha, tot. Certo. non farebbe mai certe cose. E non c'è bisogno di categorie. Per cui tu sei sicuramente uno che rispetta la natura. Sì, ma come rispetto tutto il Sì, ma resto? non deve essere una cosa, diciamo, non deve essere un plus, perché deve essere normale e naturale, sai. Sì. La natura Poi ci non è una permea, categoria, in... cioè anch'io sono certo. natura. Per Certo. cui, E sei anche biodegradabile, ti dirò capendo di più. bene, Sei molto esatto, siamo biodegradabile. tutti Senti, per biodegradabili. chiudere, se qualcuno volesse leggere il tuo libro, che per il momento non è stato ristampato, c'è almeno in versione PDF No, sui... diciamo che è stato restituito tutti, sono stati restituiti tutti i diritti, per cui anche le copie digitali non ci sono. Oh, che peccato. E, Allora scrivine un si altro. possono solamente trovare usati in Ah, giro, che essere costanti peccato. nella Che ricerca. peccato perché la richiesta c'è. Sì, c'è ancora tantissima richiesta, ma non dico i motivi, va No, bene no, così. non ci interessa. E,
Sto comunque riscrivendo, sto scrivendo un altro libro che è il proseguo di questo, ma non essendoci più in vendita il primo, farò Qualcosina comunque recua, cioè, anche perché, dei certo, ripiani del mio vabbè, la passato. storia è quella lì. La storia è la E tua, puoi per raccontarla cui come io ti pare, spero no? che entro dicembre possa pubblicarlo. Farò sicuramente una pubblicazione come ANFAD, che è l'associazione, in modo L'associazione? tale che i ricavati possano servire per aiutare tutti gli altri ragazzi. Possono iscriversi veramente tutti i ragazzi dentro l'associazione, le famiglie. Vogliamo lavorare accanto a tutte le associazioni esistenti. Io sono per la collaborazione, non Sono per... natura anche loro. Esatto, quindi non è il mio orticello. Sì. Non è una sfida a chi fa l'associazione più brava. È più brava, chi fa di più, che è diciamo, veramente un aiuto a tutti, per cui se noi possiamo aiutare le associazioni, aiutiamo, se chi fa parte di un'associazione viene da noi, aiutiamo, non è che devono Certo. essere, capito? L'aiuto Dovrebbe essere è normale, cioè aiuto. stai dicendo una cosa che dovrebbe essere normalissimo buon No, però senso. sai, così. Dovrebbe. Però tra le, diciamo, le associazioni di famiglie, io le rispetto tutte, tutte perché le conosco, sono molto affezionato a tutte loro. E poi a me piace molto parlare con le mamme che lavorano nel campo dell'adozione perché c'è un'affinità comune, hanno una sensibilità Hanno un cuore comune, speciale. hanno un cuore speciale, sì, e soprattutto hanno lo sguardo verso la risoluzione dei problemi. E Quindi non sul questa mi problema. piace. E non sul E non problema. sul problema, non si fermano sul problema. Esatto. Manuel, grazie mille, in bocca al lupo per Grazie a te. tutto. A settembre poi ci sarà festa, a Sì, parte lo la sportello. festa Quindi dell'adozione, siateci. diciamo che spero che arrivano in tanti Daremo già le e da coordinate poi nel settembre pezzo. poi ci Quindi. saranno appunto le varie programmazioni, 2 giorni di sportello aperto per le famiglie, per i ragazzi che hanno bisogno, corsi e Forza e terapie coraggio. In bocca al alternative. lupo, ci saremo a darti una mano. Grazie, ciao.